Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutte e a tutti. Appunto io partirei collegandomi molto all'intervento precedente, cioè dal ministro dell'interno del nostro paese che annuncia che questo 25 aprile sarà in Sicilia a parlare di mafia. L'ottica di delegittimare la lotta di liberazione è evidente, credo non sia il caso di soffermarci. Sì. Questo accade appunto dopo un 10 febbraio che ha ultimato un prevedibile processo di accostamento improprio, quella confusione cui si faceva cenno prima, tra giorno della memoria e giorno del ricordo, che a Basovizza vede il Presidente del Parlamento Europeo Tajani commosso, lo stesso ministro che sostiene che non ci sono martiri di serie A e martiri di serie B. Questo accade dopo un anno solare segnato dal costante tentativo anche da esponenti delle più alte istituzioni rappresentate da entrambi di riabilitare la memoria del ventennio. No, questa ovviamente non è una novità, lo sappiamo. Onore, memoria, futuro, scrive il ministro sul libro del Museo del Ricordo. Siamo nel 2019, ribadisce due mesi esatti più tardi, cioè cinque giorni fa. Mi interessa poco il derby fascisti-comunisti, mi interessa il futuro. Al di là dell'onore, lemma legato a doppia mandata alle anime nere, di che memoria e di che futuro stiamo parlando? Senza perderci in una storia della memoria della resistenza, che qui è ampiamente nota, è evidente a tutti che siamo all'apice di un processo che nell'ultimo quarto di secolo ha letteralmente annichilito la memoria della lotta di liberazione e il significato profondo del 25 aprile, che avrebbe voluto essere intergenerazionale, che avrebbe dovuto rimanere una data fondante del nostro calendario civile, una data che tenesse insieme l'arco costituzionale, rinnovasse in qualche modo l'unità antifascista che si era raggiunta in seguito a un lungo percorso di clandestinità e resistenza contro il nazismo e il fascismo repubblicano di Salò, che città che peraltro oggi ancora non ha tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. È uno dei tanti incalcolabili segnali di quanto si sia sgretolata un'immagine per decenni tutto sommato eroica, forse mitica, dell'antifascismo e della resistenza. Dai ragazzi di Salò di Luciano Violante al sangue dei vinti di quel fascista di panza, cito il titolo del suo ultimo libro, dal confine come villeggiatura di Berlusconi alle continue citazioni testuali di Mussolini da parte di molti esponenti della destra italiana, il suscitato ministro su tutti. La memoria pubblica del fascismo non ha mai goduto di una salute migliore. E quella dell'antifascismo e della resistenza non è mai stata così istituzionalmente alle corde, tolti gli esempi ottimi della Presidenza della Repubblica che sono fatti prima, in oltre 70 anni d'Italia repubblicana. In confronto a questo scorcio finale di anni 10, il 60 di Tambroni impallidisce davvero. La reazione degli antifascisti dell'epoca fu massiccia e compatta, con una nutrita partecipazione dei giovani che a Genova sembrano spuntati all'improvviso, come ha rilevato Marco De Nicolò nel 25 aprile dopo il 25 aprile del libro edito recentemente da Biella. Sarebbe possibile oggi un coinvolgimento del genere dei giovani che siano nativi di seconda generazione o nuovi arrivati? Credo proprio di no. Scusate per la franchezza, ma mi è stato chiesto di parlare del legame che la festa della liberazione può avere anche e soprattutto con i giovani di oggi e ci proverò. Non è facile e per questo mi perdonerete se tornerò su questioni per molte ovvie, ma ne elenco brevemente sei, un censimento di temi forse scontati che a mio avviso è fondamentale riesumare con chiarezza per tornare a dare senso al 25 aprile a tutto quello che rappresenta. Al netto del fatto, è un'altra ovvietà, che siamo passati dalla generazione dei protagonisti a quella dei loro figli, alla mia, cioè i nipoti, e infine a quella che non ha più, se non in maniera indiretta, una memoria familiare dei 20 mesi alla quale aggrapparsi, che non è necessariamente un male. Primo tema, se ne è accennato parlando delle colpe del fascismo, un regime criminale. L'ha scritto bene Christian Raimo, le idee fasciste e neofasciste sono sopravvissute e sembrano meno pagliaccesche, residuali, autocontraddittorie, violente, come invece è stato per tutti i decenni in cui l'antifascismo è stata la religione civile della Repubblica Italiana. Perché? Ci dovremmo forse interrogare mai abbastanza su quanto poco le acquisizioni della storiografia siano arrivate al senso comune, in una dinamica tutta italiana nella quale è siderale la distanza tra il sapere accademico e il discorso pubblico, che trova un'agile sponda nei social media e nel flusso incondizionato di notizie e presunte controverità della rete.
ma la produzione editoriale degli ultimi mesi mi pare stia cercando di invertire questo trend. Cito solo quattro titoli: Il fascismo delle mani sporche a cura di Paolo Giovannini e Marco Palla, edito dalla Terza, Mussolini e la di regime di Canali e Volpini, edito da Mondadori, Un anno di dominazione fascista di Matteotti, riedito da Rizzoli con prefazione di Walter Veltroni, si citava prima, e infine il pamphlet di Francesco Filippi che ho avuto l'onore di prefare, Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, che peraltro sta avendo un gran successo editoriale, che forse significa che risponde anche a una domanda. Filippi scrive nella sua premessa: pensare a un ipotetico passato positivo lascia una speranza nell'animo di chi è scontento del proprio presente. In un momento di velocità e valori fluidi, avere un posto sicuro e tranquillo in cui rifugiarsi è rinfrancante, anche se questo posto è la memoria, anche se questa memoria è falsa. Costruire balle sul passato serve anche, nel caso di Mussolini, a mettere in piedi un racconto dell'oggi efficace e semplice, una prospettiva a cui tendere. Il famoso quando c'era lui è al contempo una rassicurazione sul passato e una velata minaccia sul presente, se tornasse lui, o ancora più chiaramente, quando tornerà lui, o uno che gli assomigli. E conclude Filippi: la base di un possibile futuro totalitario passa anche dalla riabilitazione del passato totalitario. Mostrare la realtà di quel passato è un primo passo per evitare che quel passato diventi futuro, a proposito appunto di futuro. Allora, la mia impressione è che fino a quando non verrà ritarata nello spazio pubblico l'immagine del regime e della sua natura, appunto per dirla senza circolocuzioni di crimine al potere, la festa della liberazione sarà sempre più un'occasione di conflitto, una crepa che allontanerà chiunque in qualche modo si riconosca nel cono d'ombra giallo-verde, o forse ormai bisognerebbe dire giallo-nero, dal resto del paese. Naturalmente il ruolo dei giornali cui si faceva cenno prima è fondamentale nel riprendere solo pezzi di discorsi istituzionali per soffiare sempre sulle stesse polemiche. Allora, arrivo dunque a elencare per sommi capi gli altri 5 temi sui quali a mio avviso si dovrebbe insistere nel futuro prossimo. A partire da un fatto per noi qui ancora scontato, che mi fu improvvisamente chiaro anni fa lavorando alle memorie di Bruno Segre, oggi ultracentenario, che mi raccontava come durante il ventennio, ancora di più durante i 20 mesi, la gente per bene stava in galera, o in clandestinità, o in esilio, o al confino. E partirei appunto dalla clandestinità. Partirei da Ferruccio Parri, una delle figure più limpide dell'antifascismo italiano, maturato anche lui nell'Università dell'Esclusione, al cui nome non a caso l'Istituto Nazionale ha di recente scelto di affidarsi. Vicecomandante del Corpo Volontari della Libertà e il braccio armato del CLN Alta Italia, Parri è stato uno dei più determinati nemici del fascismo, contro il quale aveva un'avversione morale, perentoria e irriducibile. Come i suoi compagni di lotta, ai vertici e alla base, rischiò tutto in prima persona e fu un lungo percorso. Nel dopoguerra, convinto che la vittoria sul fascismo si fosse costruita passo dopo passo in oltre 20 anni di lotte e di sacrifici, Parri si oppone in diverse occasioni alla spiegazione poetica che piaceva al nostro sempre compianto Calamandrei, per la quale di colpo, come per delle misteriose leggi di natura, era gemmata e può gemmare la resistenza. Dalla svolta con cui Mussolini instaurò di fatto il regime, Parri aveva imparato che la sconfitta si riparava, sto citando, cercando una soluzione superiore, che contro il fascismo non si combatteva più sulla base del diritto formale della società precedente al fascismo, che le vecchie classi dirigenti erano crollate, erano cadute, e che occorreva una soluzione diversa, una visione più avanzata. La lunga incubazione della resistenza, avvenuta in gran parte in clandestinità, non può essere taciuta quando si revocano gli ultimi anni di guerra, facendo attenzione, a mio avviso, a non creare delle icone bidimensionali. Parri stesso lo diceva sovente, ad esempio nel 60, data su cui tornerò più volte. Coloro che hanno avuto parte attiva nella lotta di liberazione, alcuni sono qui, sono uomini come voi, con tutti i difetti, gli errori, le insufficienze degli uomini. Nessuno di noi le vuole tacere, nessuno le vuole velare, nessuno vuole rivendicare dei meriti che non ha. Ma le cose che si sono fatte e la storia di questi anni non hanno da temere della sincerità, che resta il migliore dei doveri che abbiamo verso i giovani, verso quelli che verranno dopo, che fatevi i calcoli di chi erano all'epoca. Siamo nel 60. Pochi mesi più tardi avrebbe ribadito il concetto. Abbiamo già detto tante volte che noi non vogliamo fare una storia idealizzata, né credere e far credere quello che non c'è, o presentare gli attori di questi fatti per quello che non sono stati.
essi furono modesti uomini come tutti. Parri, come lui molti altri protagonisti della lotta di liberazione, non ha intenzione di pietrificare la memoria della Resistenza, di cristallizzare una liturgia. Parri, a differenza di Calamandrei, cerca di evitare l'elemento eroico e retorico del martire, se ne parlava prima, ragionando sulla possibilità di azione che ci è data. Ci ricorda che il 25 aprile ci si è arrivati per una serie conseguente di scelte che si sono sommate e moltiplicate in un percorso accidentato e niente affatto predeterminato. Come ha scritto Santopelli, la sopravvivenza della Resistenza ovvia posteriori è il primo e niente affatto scontato azzardo che pochi avrebbero dato per vincente nell'inverno del 43 e non tutti nemmeno nell'inverno successivo. Si tratta di un'avventura lunga solamente 20 mesi che però è fuorviante immaginare come un percorso rettilineo. Se ci si colloca in un ideale punto prospettico coincidente con l'insurrezione finale, 25 aprile appunto, i 20 mesi precedenti finiscono per apparire come qualcosa di fatale, scontati preliminari di una vicenda che non poteva che concludersi come si concluse. Viceversa, il senso di sfida, di dramma, in certi periodi anche di tragedia o di scoraggiamento che caratterizzano la concreta esperienza storica, può essere compreso solamente rinunciando al senno di poi, avvicinandoci per quanto possibile al punto di vista dei protagonisti che ovviamente non sapevano come sarebbe andata a finire. Terzo punto, la disobbedienza. Andiamo dunque per ordine, sempre per sommi capi, come dice il collega Enrico Manera, andiamo a pescare con le bombe a mano, ma ci deve essere ben chiaro dove vogliamo arrivare. Dagli embrionali preferirei di no dei 12 professori durante il ventennio agli epici 600.000 no degli internati militari italiani fin dalle ore dell'armistizio, passando per la storia di una generazione che dovette imparare a disobbedire, per riprendere la categoria fondamentale di Pavone, credo sia necessario trasmettere agli studenti che oggi studiano il Novecento l'importanza dell'8 settembre e del suo portato epocale nella storia d'Italia e sotto certi aspetti d'Europa, della disobbedienza appunto, del coraggio e dell'incoscienza di coloro che nel paese che aveva dato i natali al fascismo scelsero per istinto, per senso di esasperazione, per una miriade di altre ragioni, di combatterlo. A differenza di chi, come ha scritto Pavone, fece il possibile per sottrarsi alla responsabilità di una scelta o almeno cercò di circoscrivere confini e significati, avallando di fatto la continuità delle istituzioni esistenti e accettando insieme che il vuoto venisse riempito dal più forte. Il primo significato di libertà che assume la scelta resistenziale, scriveva sempre Pavone, è implicito nel suo essere un atto di disobbedienza. Non si trattava tanto di disobbedienza a un governo legale, perché proprio chi ritenesse la legalità era in discussione, quanto di disobbedienza a chi aveva la forza di farsi obbedire. Era cioè una rivolta contro il potere dell'uomo sull'uomo, una riaffermazione dell'antico principio che il potere non deve averla vinta sulla virtù. Io credo che oggi si faccia sempre più fatica a immaginare questo esercito, composto in gran parte da ragazzi, dopo aver ascoltato, il caso delle nostre generazioni, per decenni le voci di quelli tra loro che sono diventati anziani e che da anziani hanno salvaguardato la memoria di una lotta plurale che, nel verbalizzato e nel taciuto, e ci arrivo tra un attimo, dai protagonisti non può più essere raccontata. Tutto questo nacque da un grande atto di disobbedienza iniziale che prevedeva, è quasi imbarazzante ricordarlo, l'uso delle armi. E arrivo al punto 4, la scelta delle armi. Negli ultimi 20 anni si è parlato molto, forse troppo, di resistenza civile, un humus fondamentale, indispensabile perché decine di migliaia di uomini in armi si potessero organizzare per arrivare preparati all'ora dell'insurrezione, ma ci si è forse dimenticati del popolo in armi, che proprio Parri avrebbe più volte rievocato, di quella vasta minoranza armata. Ci si è forse troppo spesso dimenticati che le armi erano state naturalmente tra le prime principali preoccupazioni di quelli che si diedero alla macchia, nei giorni a cavallo dell'8 settembre e nelle prime settimane dopo l'armistizio. I combattenti in nuce come Primo Levi, sbeffeggiati poi da alcuni storici, procedevano per tentativi cercando di procurarsele. E i leader come Parri, per sostenere la saldatura tra la tensione ideale e morale dei giovani e l'esperienza ventennale della sua generazione, cercavano, e cito, di collegare le fiammelle accese. Lo leggiamo in Un uomo, un partigiano, uno dei primi testi memorialistici del dopoguerra, scritto da Roberto Battaglia, che sarà il primo a cimentarsi con il tentativo di una grande storia della resistenza italiana, e cito: «Noi eravamo delle bande armate in guerra, con una società regolarmente costituita.
Il nazifascismo ci torturava e ci impiccava senza discriminazione in base alla semplice qualifica di partigiano. Noi, in cambio, potevamo fucilare a ogni occasione chi apparteneva al nazifascismo. Eppure i partigiani, questi uomini e donne in armi che uccidevano e fucilavano, non erano dei banditi, come scrive efficacemente ancora Battaglia. Nati come fuorilegge, tendevamo per istinto a ritornare nella legge, ossia creare un nostro codice in cui la responsabilità fosse comune, alle cui formule si potesse ricorrere nei momenti di incertezza. Come ogni altra cosa, anche l'uccisione e la vendetta erano lentamente e continuamente sottratte al criterio dei singoli. Fine citazione. L'estate che imparammo a sparare, intitola Giuseppe Filippetta la sua storia partigiana della Costituzione, di recente edita da Feltrinelli, che ricorda il passaggio velato di una certa tristezza che fu l'uscita dall'eccezionalità della moralità armata alla normalità della vita civile, dalla democrazia dei fucili a quella delle tessere. Cosa c'entra tutto questo col 25 aprile? E come se c'entra? Ne è la matrice. Perché in tutti i 25 aprile che ricordo di aver vissuto io, se di violenza si parlava, ad affiorare era la guerra civile dei nazifascisti e mai, mai la violenza giusta, la moralità di una violenza che cercava una sua ponderazione, una sua ragion d'essere, né tantomeno quello scontro tra violenza come seduzione e violenza come dura necessità, che ha sottolineato ancora Peli, che si scontrarono in modo palese pur convivendo talvolta nelle stesse persone. Nelle celebrazioni del 25 aprile, nella narrazione pubblica della lotta di liberazione, è troppo spesso mancata, a mio avviso, una capacità di raccontare la violenza dei partigiani che combattevano perché il mondo nuovo immaginato e forgiato dai fascismi cessasse di esistere. Ha trionfato il paradigma vittimario, se ne è parlato prima, è mancata negli ultimi anni una narrazione convincente di quella primordiale dialettica di morte e felicità che ci ha raccontato Calvino, sintetizzata anche in quel dialogo strepitoso tra Janek, il ragazzino di educazione europea di Romangheri, e Zosia, un'altra bambina costretta come lui dalla guerra a crescere troppo in fretta, e cito il dialogo. Credi che questa faccenda finirà un giorno? Non so, mio padre diceva che dipende dalla battaglia. Quale battaglia? La battaglia di Stalingrado. Tutti parlano di questa battaglia, anche i tedeschi a Vilna. Tutti. E dura sempre, giorno e notte. E che faranno i nostri amici quando avranno vinto la battaglia? Faranno un mondo nuovo? Noi non potremo aiutarli, siamo troppo piccoli, peccato. Non è la statura che conta, è il coraggio. Come sarà il mondo nuovo? Sarà un mondo senza odio. Occorrerà ammazzare parecchia gente allora. Occorrerà ammazzare parecchia gente, sì. Punto 5. Una guerra senza quartiere. L'idea che sia esistita una narrazione falsa della resistenza che ha dominato la nostra sfera pubblica, una narrazione da revisionare ogni costo, svelando presunte controverità, ha preso sempre più piede nel senso comune, lo sappiamo bene. Il lungo processo di discredito della resistenza al servizio di convergenze di interessi politici e culturali di segno anche opposto, anche grazie ai media di cui si parlava prima, suggerisce una nuova egemonia che costringe troppo spesso gli storici e gli enti detentori di sapere storico a stare sulla difensiva, a tentare di presidiare territori insidiosi come il 10 febbraio, come la furia inerziale del dopoguerra, a non dedicarsi esclusivamente ad impostare una narrazione autonoma ed efficace che ridia vita il 25 aprile. La distanza dai fatti narrati è ormai incolmabile, la dimensione epica sfuma nettamente, appaiono nuove urgenze. Tolte alcune eccezioni, è totalmente sdoganata la resistenza come un qualcosa da condannare, da guardare con sarcasmo, come il regno degli eccessi, delle vendette, delle questioni private risolte con l'alibi della guerra di liberazione e della guerra civile. E allora elenco alcune questioni, sempre pescando con le bombe a mano, perché rimangono sul tavolo di lavoro di ogni storico ed educatore. La partecipazione femminile alla resistenza, le decine di migliaia di donne in armi mai raccontate abbastanza. Poi, il coinvolgimento di ogni credo politico, di ogni strato sociale, dagli operai ai nobili, dai borghesi ai contadini, nella guerra senza quartiere al nazifascismo. Poi, la dimensione internazionalista della lotta, recentemente tornata in auge grazie all'appello dei Wuming, che dai disertori della Wehrmacht che ovunque in Europa si uniscono alle bande, alla divisione Garibaldi che combatte con i partigiani montenegrini, ci permette di intravedere l'Europa e il mondo di oggi, di reinterpretare il portato universale della lotta, dopo aver a lungo marcato nel dopoguerra il suo carattere patriottico, perché unificante, perché era una strada semplice da percorrere, credo.
che ci sia ritorta contro, ritornando al mittente rivestita da nazionalismo. Quello internazionalista è un ingrediente fondante per rinnovare la narrazione di una resistenza che ebbe una dimensione transnazionale. E in un paese, in un continente nel quale convivono storie così diverse tra loro, credo che sia fondamentale provare a interrogarsi sui tasti che attiva il 25 aprile di un ragazzo nato nel Corno d'Africa o in Afghanistan o in Niger. Mi è capitato di discutere con diversi di loro in un progetto fortemente voluto dall'associazione Generazione Ponte e sono emersi tutti i temi fin qui accennati. A loro, che spesso arrivano da zone attualmente in conflitto, era ben chiaro che per sconfiggere il mostro che l'Europa aveva generato sarebbe stata necessaria una guerra senza quartiere e, aggiungo io, una radicalità trasversale, che in guerra non si scherza, in guerra si uccide o si muore. Penso infatti che la migliore risposta a questa continua opera di delegittimazione della resistenza sia innanzitutto ricominciare a parlarne, ricominciare a vedere l'immensa capacità che ebbero questi uomini e queste donne di mettere in gioco i loro destini per il bene della collettività, scusate la trafila di ovvietà, ricominciando appunto dalla radicalità delle istanze che la resistenza seppe mettere in campo, dai due termini del dilemma, arrendersi o perire, che vennero diramati in tutti i modi possibili dai suoi vertici nelle settimane che precedettero l'insurrezione vittoriosa. C'era poco da trattare con i fascisti, se non la loro resa incondizionata. I comandanti della guerra di liberazione, radicali o moderati che fossero, ad esempio, avrebbero rivendicato per il resto della loro vita come giusta la scelta di giustiziare Mussolini e i gerarchi fascisti che non si arresero, scelta avvalata implicitamente per iscritto pochi giorni prima e mai rinnegata. Scelta che ancora oggi costringe molti di noi a complicate giravolte per condannare gli eccessi di Piazzale Loreto, come se ammettere l'eccesso togliesse legittimità a tutto quello che l'ha preceduto. A Piazzale Loreto si è sbagliato, probabilmente, ma la furia della folla la conosciamo bene, in ogni contesto paragonabile. È così grave? Non credo proprio, personalmente. Rischia di offuscare il 25 aprile tutto quello che rappresenta? Se sì, vuol dire che il 25 aprile rappresenta ben poco. E non credo che sia così. Ultimo punto, l'unità antifascista. Credo che sia davvero fondamentale trasmettere come la resistenza, non gemmata come per miracolo, ricordiamolo, partendo politicamente divisa, sia arrivata politicamente e militarmente unita. E sia arrivata la democrazia che qui, lo sappiamo bene, è data quasi sempre per scontata. Cito, tenetelo presente, da noi la democrazia è appena agli inizi, io non so, non credo che si possano definire regimi democratici quelli che avevamo prima del fascismo. Questo aveva detto Parri in occasione dell'inaugurazione dei lavori della Consulta Nazionale, insistendo perché nel futuro prossimo si cercassero le ragioni del consenso e non quelle del dissenso, ci si unisse in uno sforzo consapevole di collaborazione. È quello che Parri con Cadorna e Longo provò a fare stando a capo del Corpo Volontari della Libertà, un organismo che operava in clandestinità e non al sicuro nell'Italia liberata né in esilio, come fecero i vertici di altre resistenze europee. Un organismo che, come ricordato efficacemente dal dizionario della resistenza, giunse alla pace avendo alla sua testa un comando rappresentativo di tutte le forze protagoniste della lotta, cosa che non accade in nessun altro paese europeo. Fu una grande conquista, lo fu a livello militare, politico e umano. Lo sintetizzano le parole di Longo, l'altro vicecomandante del Corpo Volontario della Libertà, alla radio durante la guerra di Spagna. Bisogna essere uniti per vincere il fascismo. Il generale Cadorna, che del CVL era stato il comandante, lo scrisse nell'immediato dopoguerra nella riscossa. E cito, al di sopra dei contrasti di idee vi era la stima reciproca tra uomini che in omaggio alle proprie convinzioni avevano volontariamente accettato gravi responsabilità e rischi non indifferenti. Lo avrebbe ribadito anche Pertini, presentando la riedizione del libro autobiografico del generale dei partigiani, che uscirà postumo negli anni 70, e cito, in queste pagine ho ritrovato l'uomo posto dinanzi a gravi responsabilità e ho rivissuto momenti irripetibili di lotta e di azione comune. Nonostante alcuni dissensi di carattere politico comprensibili in persone di diversa estrazione, fummo sempre uniti, anche dopo la liberazione, da una sincera amicizia basata sul reciproco rispetto delle nostre differenti posizioni ideologiche. Questo al di là delle varie fasi degli avvicinamenti e degli allontanamenti tra loro sono parole importanti. Cosa tenne insieme comunisti e socialisti, azionisti e militari, atei e credenti? Un decennio prima delle parole di Pertini, Cadorna lo spiegava anche così.
Fu allora l'amore ad unirci, amore di un paese non vile che sembrava affondare in un vortice di vergogna e di viltà, amore per una tradizione non ingloriosa che pareva scomparire nel fango del disonore militare, amore per tutte le nostre città calpestate da un crudele oppressore, per tutte le nostre montagne offese, per le nostre vallate insanguinate, amore per tanti nostri fratelli perseguitati, insultati, massacrati dal nemico di cui non ci riusciva più a distinguere il volto umano. Fu allora il pericolo ad unirci, poiché su tutti noi, come un unico sensibile corpo, pesava la corda dell'impiccato, il coltello dello sgozzato, il piombo del fucilato, i chiodi dei crocifissi. Naturalmente era ben chiaro già allora, ai protagonisti di quella stagione di morte e felicità, che non sarebbe stato facile coinvolgere il resto del paese, e ancora di più i posteri, di contagiare le generazioni viventi e quelle ancora di là da venire. Ma ci provarono, e come se ci provarono, a insistere sulla radicalità epocale della rottura che la lotta di liberazione aveva generato. Ancora pari nel radiomessaggio indirizzato agli italiani, all'indomani della formazione del suo governo di popolo, provava subito a rilanciare, cito, «Sotto la camicia fascista una nuova Italia apparsa, una povera Italia, un'Italia disperata ma ansiosa della sua libertà, ferita nel suo senso di onore, un'Italia che ha sentito il dovere e il diritto di versare anche il suo sangue per il suo riscatto. Ci siamo purificati, cittadini, col sangue dei figli migliori e il sigillo di sangue abbiamo posto sul fascismo perché ogni ponte fosse rotto e impossibile ogni ritorno verso il passato». E fa impressione leggerlo oggi. Viene a chiedersi perché non riusciamo più a vedere il futuro come lo vedevano i protagonisti della lotta di liberazione? Perché non ripartiamo dall'immagine che ne avevano loro stessi? Ada Prospero scelse queste parole per aprire il suo diario partigiano. Dedico questi miei ricordi ai miei amici, vicini e lontani, di 20 anni e di un'ora sola, perché proprio l'amicizia, legame di solidarietà, fondato non su comunanza di sangue, né di patria, né di tradizione intellettuale, ma sul semplice rapporto umano del sentirsi uno con uno tra molti, mi è parso il significato intimo, il segno della nostra battaglia. E forse lo è stato veramente. E soltanto se riusciremo a salvarla, a perfezionarla, a ricrearla al di sopra di tanti errori e di tanti smarrimenti, se riusciremo a capire che questa unità, questa amicizia non è stata, non deve essere solo un mezzo per raggiungere qualche altra cosa, ma è un valore in se stessa, perché in essa forse il senso dell'uomo, soltanto allora potremo ripensare al nostro passato e rivedere il volto dei nostri amici, vivi e morti, senza malinconia, senza disperazione. E ancora, Giorgio Agosti, commissario politico della formazione di Giustizia e Libertà del Piemonte, poi primo questore della Torino Liberata, al comune dedicato all'istituto in cui io sono cresciuto, scrisse a proposito di chi aveva combattuto e aveva conosciuto la politica nell'Italia del dopoguerra, a proposito di quel ritorno silenzioso, un po' timido, un po' scontroso a quelle posizioni di fede e di intransigenza morale che hanno costituito i primi scogli contro cui si è infranta nel settembre del 43 la marea fascista. Rievocando un'immagine che abbiamo già sentito, e ricito, gente seria, gente onesta, che a un certo punto, che a un certo momento piantava tutto e partiva, tanto più volentieri quanto più disperata pareva la partita, e poi se ne tornava a casa, brontolando per un po', vedendo che le promesse non erano state mantenute e i risultati non erano proprio quelli per cui si era combattuto. E mi avvio alla conclusione. Alla base della società libera e democratica in cui viviamo noi, e questa ovvietà va ripetuta a oltranza, c'è la resistenza, un fenomeno unico nella storia italiana, un fenomeno commovente che seppe farsi, ripeto, unitario, e c'è l'antifascismo. C'è l'opposizione ventennale degli antifascismi che trovarono l'unità politica e umana, trovarono rispetto reciproco, trovarono l'amicizia, nonostante le persecuzioni, la prigione, l'esilio. Ci sono le scelte immediate e rinnovate di chi nell'autunno del 43 non ebbe esitazioni e impugnò le armi contro nazisti e fascisti. E ci sono anche le scelte di chi lo capì dopo, o lo capì un po' alla volta. E soprattutto ci sono delle promesse da mantenere, ci sono quelle virtù da riaffermare, che oggi sono sbeffeggiate, messe sullo stesso piano in un derby tra presunti estremisti che fa il gioco solo delle pulsioni autoritarie e neofasciste, che sono al momento politicamente convergenti. C'è quello che per un numero incalcolabile di persone fu un imperativo morale, un imperativo ad agire, ad opporsi con fermezza alla cultura della sopraffazione, del disprezzo e della violenza con cui il fascismo avrebbe avvelenato l'Italia.
c'è un'idea di futuro che venne tenacemente inseguita insieme. La resistenza armata, diceva ancora Parri, aveva stabilito vincoli di solidarietà morale che sopravvivono ai litigi e non si cancellano mai. Così erano stati gli uomini di allora, e ancora Parri, che non hanno meriti speciali, hanno commesso gli errori che commettono gli uomini, anche se in buona fede. Ma qualche merito deve essere rivendicato, soprattutto in difesa e onore dei caduti. Il principale di questi meriti è forse la chiarezza della visione di quel momento. Sono parole che Parri pronuncia proprio in quel 60 più volte qui citato, in cui ribadiva che nonostante le ragioni di attrito tra forze così eterogenee che avevano composto il CNN, Alta Italia e il CVL, mancherei a un dovere maggiore se non dicessi, soprattutto ai giovani, che le ragioni e le forze centrifughe non tolgono affatto valore a un'interpretazione unitaria superiore. E concludeva con queste parole che spero ci servano da monito per i mesi difficili che ci attendono. E cito: noi non abbiamo da rinfocolare niente, non odi, non sentimenti di vendetta, non rivendicazioni, non vanità, ma abbiamo sempre il dovere della riaffermazione categorica che la storia d'Italia passa per questa tappa di liberazione, che non deve essere adulterata la scelta che fu alla sua origine. Non è lecito porre tutto il passato, la lotta di liberazione e il fascismo, sullo stesso piano e tutto confondere dentro un minestrone di dimenticanza, primo passo verso altre involuzioni. È su questi principi che non dobbiamo e non intendiamo cedere. La guerra di liberazione è costata all'Italia troppo, forse, come un'anemia perniciosa. Io, che ho avuto la sventura di conoscere i nostri caduti forse più di altri, so bene quello che essi avrebbero contato nella vita dell'Italia di oggi. L'ultimo sguardo di questi nostri martiri è un messaggio che io vorrei trasmettere a voi, giovani compagni, perché possa arrivare lontano. Nella sua storia è solo in questo momento, solo tra il 43 e il 45, che l'Italia dà quello che ha di meglio. Vi è una carica di energia morale che l'Italia non ha mai avuto nella sua storia mai. Non vogliamo che su questa pagina della vita italiana, su questa carica morale, si possa stendere un comodo lenzuolo di oblio. Questo no, compagni giovani, ora tocca a voi.